Sono sotto esame i giovani italiani tra i 18 e i 29 anni. Il Sole 24 Ore ha tentato di capire con un sondaggio dove vanno dopo aver affrontato la prova della pandemia. I nostri figli sono incerti sul futuro del paese. Uno su due pensa che tra 10 anni sarà stabile o in crescita. Uno su tre ne intravede il declino, mentre il 17% proprio non lo sa e sono diffusamente preoccupati dalla crisi economica e dalla possibilità che la ricerca di un lavoro non vada a buon fine. Un giovane su due lavora, mentre il 33% studia, con una concentrazione particolare al centro, 39%, e al sud, 41%. Nel complesso, l'aspetto economico influenza gran parte delle considerazioni e delle scelte dei giovani, anche sulle prospettive future. È interessante notare che tra chi non lavora, un terzo ha rifiutato un impiego ritenendo la paga troppo bassa. Tra i timori spiccano anche la crisi climatica e la criminalità. Inoltre, gli under 30 sono consapevoli del forte disagio radicato tra i coetanei, principalmente legato ad aggressività e droghe. Dal sondaggio emerge anche come il concetto di famiglia rimanga un punto centrale. Più dell'80% vive già in coppia o desidera una relazione stabile, ma per fare figli serve solidità economica. La metà sente il desiderio di averne, ma circa un terzo ammette di non volerli e una percentuale significativa, pur volendoli, è convinta di non essere nelle condizioni economiche per sostenerli. Contrariamente al passato, sembra terminare la fuga dei cervelli. Ora i giovani immaginano di rimanere in Italia e addirittura il 46% pensa di non muoversi dalla città dove vive.